Ciao Divetti, benvenuti in una nuova puntata di Me ne fotto. Era da un po' di tempo che non giravo video della serie Me ne fotto, ma stavolta ci vuole, ragazzi, ci vuole. Dopo tutto quello che è capitato su YouTube nell'ultimo periodo, un bel Me ne fotto ci vuole. Allora, intanto ve l'ho già fatta vedere in diretta, ma ve la faccio vedere di nuovo, questa fantastica parrucca del sito Eva Hair, che vi linko nell'info box. Ho collaborato con loro, sto collaborando con loro e mi trovo benissimo con questo sito, fanno delle parrucche spettacolari. Ho anche imparato a tagliare il lace, quindi top, però non c'entra un cazzo con il video, quindi passiamo subito all'argomento del video, ovvero Me ne fotto della censura di YouTube, perché sapete che cosa ormai... Questa cosa è risaputa, ci sono le restrizioni su YouTube. Che cosa vuol dire? Che anche se non incide più di tanto sulle visualizzazioni, i video che finiscono nella categoria restrizioni, ovvero quasi tutti i video di tutti gli YouTuber che non fanno video palesemente per bambini, tipo la challenge di sto cazzo, di sta minchia, questo o quell'altro, finiscono nelle restrizioni. Quasi tutti i video finiscono nelle restrizioni. Anche i miei, ma neanche più di tanto, nel senso che ci sono YouTuber che hanno veramente tantissimi, quasi tutti i video in restrizione, addirittura tutti. Io per fortuna qualcuno nel mio caso se ne salva, anche se tutti i miei video recenti sono tutti nelle restrizioni, tutti quelli recenti. Quelli invece un po' più vecchi, alcuni se ne sono salvati. Comunque, che cosa succede? Che quei video sono penalizzati perché le grandi aziende pubblicitarie non acconsentono a mettere la loro pubblicità sui video che sono contrassegnati, cioè che sono sotto le restrizioni in sostanza. Quindi ad esempio il mio video più popolare del momento, che è questo, mi spoglio in un parcheggio e ha fatto 200 e passa mila visualizzazioni, ha guadagnato solo 200 e passa mila visualizzazioni, però ha guadagnato solo 50 dollari, che è pochissimo rispetto alle 200.000 visualizzazioni. Quindi questo per farvi capire che i nostri guadagni si sono abbassati tantissimo. Ma io faccio questo video intanto per dirlo a voi e soprattutto per dare questo consiglio agli altri YouTuber: fottetevene, perché ragazzi, io, e so che questa cosa vi divette, farà piacere sentirla, io me ne fotto delle restrizioni, me ne fotto della censura, me ne fotto di guadagnare meno money su YouTube, me ne fotto il stragrandissimo cazzo. Sapete perché me ne fotto? Anche se ci guadagno di meno, la cosa più importante, se c'è una cosa più importante dei soldi, è la libertà, ragazzi, la libertà di parola, la libertà di poter mostrare ciò che si vuole nei video, soprattutto anche perché non stiamo parlando di video veramente da censurare, stiamo parlando di quasi tutti i video degli YouTuber più famosi, quindi comunque video normali che però non sono comunque per bambini, cioè non sono per bambini piccoli, vi rendete conto? Non sono video per marmocchi e quindi ci vengono penalizzati. Ma noi dobbiamo andare contro questa cosa, non dobbiamo abbassare la testa alla censura di YouTube a discapito dei big money. È giusto che noi YouTuber continuiamo ad esprimerci, a fare i cazzo, dico cazzo così il suo video va nelle restrizioni di sicuro. Dobbiamo fare il cazzo che vogliamo su YouTube, chiaramente senza violare le regole di YouTube, di nudo, porno, eccetera, però comunque fare il stracazzissimo che vogliamo, perché è così che deve essere, perché non bisogna mai abbassarsi a ciò che viene imposto. E vi dirò anche il perché. Perché se noi continuiamo a fare i nostri video censurati, le pubblicità non verranno messe sui nostri video, quindi gli inserzionisti stessi, ovvero le stesse aziende, guadagneranno meno, guadagneremo meno noi, ma guadagneranno meno anche loro. E alla fine, quando arriveranno a fine anno, si faranno due conti, diranno: ah, ma cazzo, forse guadagnavamo di più quando non c'era sta censura del cazzo e quando abbiamo rotto i coglioni per sta cazzo di... per sti moralismi inutili. Quindi, ripeto,
non abbassate la testa alla censura, continuate a fare i vostri video. Io personalmente continuerò a fare i miei video e me ne fregherò di guadagnarci meno, quindi divetti, state tranquilli. Io non, la diva del tubo non diventerà un contenuto per bambini, io continuerò a far video che finiranno censurati, non me ne frega un cazzo, ma continuerò a fare quello che voglio fare. Quindi me ne fotto delle restrizioni e vi ricordo il 4 giugno, domenica 4 giugno, uscirà la mia canzone su YouTube, Cattiva Ragazza. E anche quello finirà sicuramente in restrizioni, però voi mettete like, lasciate tantissimi commenti e niente, sono sicura che la canzone vi piacerà e sarà anche, sì, finirà in restrizioni, ma io me ne fotterò alla grande. Vi mando un bacio e ci vediamo al prossimo video, ciao! Fuck the system, cazzo, fuck the system!